Martedì 7 aprile, un buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e ben ritrovati con la prima edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. È partito ieri sera dal presidio regionale di San Michele ad Alessandria il primo contingente di soccorsi inviati dal Piemonte all'Abruzzo. Lo ha annunciato in serata l'assessore regionale alla protezione civile Luigi Sergio Ricca. Oggi si riunirà il comitato di solidarietà del Consiglio regionale convocato dal presidente Davide Gariglio, dove si definiranno le modalità con le quali saranno stanziati i fondi regionali per raccogliere le sottoscrizioni attivate sul territorio. Vediamo i dettagli nel nostro servizio di apertura. È arrivata all'Aquila la prima colonna della protezione civile della regione Piemonte, guidata da Marco Bologna, coordinatore dei volontari della provincia di Alessandria. Il convoglio è la prima risposta che il Piemonte ha dato al sistema di protezione civile nazionale ed è composta da 50 uomini e 25 mezzi, di cui 8 Merlo, speciali mezzi semoventi attrezzati con piattaforme aeree che raggiungono i 25 metri di altezza e consentono di procedere allo sgombero di materiale pericolante dall'alto. Sono mezzi specifici, unici nel panorama del sistema della protezione civile di cui il Piemonte si è dotato, in grado di lavorare allo sgombro di macerie e all'allestimento dei campi. La colonna conta anche 4 gruppi elettrogeni e radiofaro, 4 mezzi di soccorso per assicurare gli interventi di puntellatura degli edifici, 4 tende pneumatiche di grandi dimensioni in grado di ospitare 100 persone ciascuna, una cisterna da 1000 litri di acqua potabile e ancora una cucina mobile in grado di preparare 350 pasti all'ora. Seguono una piccola colonna di 6 mezzi con postazione medica avanzata e 32 posti letto, 5 pullman con 50 alpini ciascuno. Sono in viaggio anche 2 container con servizi igienici di grandi dimensioni e pedane per montare le tende con 20 uomini, un polisoccorso e 20 alpini. Partirà poi un secondo contingente da San Michele, sempre in provincia di Alessandria, con altre colonne di soccorso. Intanto arrivano messaggi di cordoglio da tutto il mondo della politica. Io vorrei esprimere la solidarietà della provincia di Cuneo e del Piemonte alle vittime di questo terribile terremoto, augurandomi che i numeri, le cifre che abbiamo letto in queste ultime ore possano essere in qualche misura ridimensionate. E ora la cronaca giudiziaria del Torinese. Con l'audizione dei consulenti della difesa, è ripreso stamani a Torino il processo per il rogo alla ThyssenKrupp. Gli ingegneri di Geronimo e Queto, avvalendosi di fotografie e ricostruzioni digitali, hanno spiegato il funzionamento della linea A5 dell'acciaieria, quella su cui il 6 dicembre del 2007 si sviluppò l'incendio che uccise 7 operai. L'impianto, installato nel 1990, per gli esperti, nonostante 17 anni di lavorazione a ciclo continuo 24 ore su 24, non era obsoleto, tanto che dopo la programmata chiusura dello stabilimento torinese doveva essere portato a Terni. Il dilungarsi dei 2 periti sui dettagli del funzionamento della linea ha suscitato malumore, insofferenze e commenti negativi fuori dall'aula fra i parenti delle vittime. Giornata di pausa per il processo Eternit che riprenderà domani a Palazzo di Giustizia a Torino. Quasi 500 le persone che da Piemonte, Emilia Romagna e Campania si sono presentate per chiedere di costituirsi parte civile per i morti provocati dall'amianto. Sul banco degli imputati gli ultimi 2 proprietari della multinazionale, il miliardario svizzero Stefan Schneidemi e il barone belga Jean-Louis Descartier. Il PM Raffaele Guariniello, secondo cui sarà un processo giusto sia per le vittime che per gli imputati, contesta loro il disastro doloso. Tra malati e deceduti ci sono 2.889 parti lese, lavoratori degli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli, i loro familiari, i loro concittadini che abitavano vicino alle fabbriche e respiravano le fibre. Dall'analisi delle carte processuali, dice l'avvocato Sergio Bonetto, capofila delle parti civili, si ricava che alla Eternit non solo hanno provocato i danni, ma che non vi hanno posto rimedio. Ancora oggi a Casale ci sono strade con ghiaia d'amianto. Domani si torna in aula e sfileranno le persone in ordine alfabetico dalla N alla Z che intendono costituirsi ancora parte civile. E c'è chi critica l'assenza del governo a quello che è stato definito il processo del secolo. È l'europarlamentare Vittorio Agnoletto. È una vergogna, un senso di profonda insensibilità umana e politica l'assenza di qualunque rappresentante del governo all'apertura del processo, ha detto ieri. Ci saremmo aspettati almeno un messaggio di solidarietà ai familiari delle vittime.
E ora parliamo di lavoro. La trattativa tra Indesit e sindacati sul futuro dello stabilimento di Lavastoviglie di None alle porte di Torino può finalmente partire. L'azienda ha dichiarato ai sindacati nell'incontro all'Unione Industriale la sua disponibilità a mantenere una parte della produzione attuale della fabbrica che voleva chiudere. FIM, FIOM e WIL chiedono ai 600 lavoratori in un'assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento il mandato a trattare, ma un nuovo incontro è già fissato per il 17 di aprile a Roma. E ora passiamo alla cronaca dalla torinese. I carabinieri del comando provinciale torinese hanno arrestato Besin Doku, 49 anni, un latitante albanese fuggito dal suo paese nell'anno del 1997 dopo aver sparato e ucciso un connazionale. Condannato in Albania a 23 anni di carcere, l'uomo viveva in Italia con la famiglia e lavorava come muratore. Ricercato in campo internazionale, l'uomo non ha mai cambiato identità e pare che non abbia mai dormito nel luogo di residenza per paura di essere catturato. Mattina movimentata, ricca di eventi a Cuneo presso il Salone d'Onore Comunale in Piazza Udifreddi. La Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo ha presentato il progetto di educazione alla sicurezza stradale Sicuri per Scelta, muoversi con intelligenza, rivolto ai giovani per fasce di età tra gli 0 e i 18 anni, finalizzato ad orientare verso comportamenti consapevoli e responsabili nella mobilità quotidiana. Iniziative di questo tipo indirizzate al pubblico giovane hanno una duplice valenza, non solo educativa ma anche di preparazione al futuro da cittadini. A questo sicuramente, tutte le iniziative con questo taglio devono lavorare sui giovani perché siano cittadini loro, ma che contemporaneamente debbano agire sulle famiglie, perché ormai sono i giovani i personaggi sulle quali si imposta la educazione familiare. Questa volta la Fondazione si è indirizzata ai giovani con uno stimolante progetto educativo di sicurezza stradale. Ma questo è solo uno dei tanti progetti che noi stiamo facendo, rivolgendo in modo particolare alle nuove generazioni, quindi ragazzi, adolescenti, giovani, con particolare attenzione al mondo della scuola, inteso non soltanto come edifici, ma inteso come progetti didattici, come laboratori. Abbiamo un progetto sul bullismo, abbiamo un progetto sull'Europa e poi abbiamo questo progetto che lanciamo questa mattina in anteprima sull'educazione stradale, un progetto di lungo periodo che si concretizzerà a iniziare da settembre con l'inizio delle scuole, che lanciamo questa mattina, che ha bisogno ancora di qualche mese di lavoro in forte collaborazione col mondo della scuola. Direi che l'obiettivo è quello di creare la cultura della sicurezza stradale all'interno della cultura dell'educazione civica, perché poi sostanzialmente siamo dentro questo insieme di valori dell'educazione civica che va assolutamente recuperato. Nell'ambito della promozione del progetto, bella mostra di sé fa presso il cortile del comune una rarissima auto d'epoca, la SCAT 2030 HP, costruita nel 1922 dai cunesi fratelli Ceirano. Alle nostre spalle c'è il passato, ma direi anche il futuro dell'automobile per certe concezioni. Vogliamo spiegare questo modello? Anzitutto spieghiamo perché a Cuneo, perché i fratelli Ceirano, che furono i veri pionieri dell'automobile, venivano da Cuneo, furono loro che costituirono la prima base della Fiat. Agnelli rilevò l'azienda di Ceirano. La storia di Ceirano è la storia di 30 anni di innovazioni nel settore dell'automobile. Ceirano aveva una particolare attenzione per la sicurezza e grazie a due grandi collezionisti come Luciano Nicolis e Gianni Morandi, che sono qui, che hanno, grazie alla collaborazione con loro, abbiamo quest'auto in esclusiva, è nato questo progetto di combinare la tradizione con la modernità e l'innovazione. Ancora la cronaca dal torinese. Non sono stato io, dice Alain Dante Stefanone, 35 anni, l'uomo che riceve il provvedimento di fermo polizia giudiziaria per l'omicidio di Alicia Quarone, 46 anni, la donna trovata morta nel cortile del palazzo dove abitava in Largo Fabrizi a Torino. Guardate nel resto del palazzo, ha aggiunto il convivente. Un dato però proietta un'ombra sul suo comportamento. Da tempo infatti Alain Dante Stefanone è in terapia farmacologica per problemi di tranquillità personale. A farlo piombare nella depressione era stata la morte di entrambi i genitori qualche anno fa. Gli investigatori hanno ora disposto una serie di accertamenti per verificare la presenza del DNA dell'uomo sul corpo della donna o nel telo con cui è stata ricoperta.
non è stato però ancora ritrovato il corpo contundente con cui è stata colpita la testa.